Eccoci, scusate. Allora, tanto potevate anche iniziare perché sapete tutto. Ringraziamo ancora il professore perché dopo magari voi correrete per prendere il treno, quindi ringraziamo davvero per questi 3 giorni. E gli passo la parola per parlarci di Amerigo Vespucci. Grazie. Ancora no, siamo ancora su Giovanni Reggiomontano. Poi ci arriviamo a Vespucci, insomma. Casomai il Vespucci lo facciamo rapidamente, perché tanto è una cosa che è più nota, tutto sommato. Allora, faccio vedere questo foglio, che è un foglio molto particolare. Questo è un foglio che venne stampato a Norimberga da Giovanni Reggiomontano tra il 73 e il 74, nella sua tipografia personale, perché Reggiomontano, una volta tornato in Germania, aprì una tipografia dove intendeva pubblicare soprattutto testi scientifici. Questo è il suo programma editoriale. Programma editoriale molto interessante, perché ci permette di sapere non soltanto quali opere effettivamente poi lui stampò o aveva già stampato, ma erano solo 2, ma che cosa aveva in animo di pubblicare. Questo è un estratto, diciamo, dell'ingrandimento. Voleva pubblicare, dice, la cosmografia Tolemei, nuova traduzione, una nuova traduzione della geografia di Tolomeo, nam vetula ista Jacobi Angeli Florentini quae vulga betur, viciosa est, perché dice la traduzione che volgarmente circola è difettosa, è piena di errori. Interprete ipso, cioè dal momento che il traduttore stesso si ha detto con buona pace, insomma, neque lingue greche satis, neque matematiche notice tenente, perché il povero traduttore non sapeva né il greco né la matematica, no? Quindi noi sappiamo che Giovanni Reggiomontano intendeva ritradurre la geografia di Tolomeo. Si è pensato che fosse perduta questa traduzione, in realtà sta a Basilea, si pensava fosse un abbozzo di traduzione, in realtà è completa. Basilea, questa è la segnatura, questa è, ho messo sopra e sotto, sopra è un'edizione a stampa del 1478 con l'inizio della geografia, sotto c'è la traduzione di Reggiomontano, vedete benissimo che è diversa, cioè è giusto per, diciamo, testimoniare che il fatto che sono 2 traduzioni diverse, che quella di Reggiomontano è una traduzione nuova che non è mai stata pubblicata e non è mai stata studiata. Ed è molto interessante anche per ragioni di natura strettamente di storia della filologia, perché se voi prendete in mano un manuale di filologia abbastanza, diciamo, che va dentro alle cose, potete trovare che Angelo Poliziano fu il primo che diede delle sigle ai manoscritti e si segnò le varianti in margine ai manoscritti. In realtà non è così, perché 15 anni prima Reggiomontano usava le sigle che voi vedete qua a sinistra. Un do, per esempio, potrebbe sembrare, cioè do FN. Allora, do è Domizio Calderini. Domizio Calderini è un umanista che aveva, negli stessi anni in cui lui rivedeva, ritraduceva la geografia, pubblicò, no, alzava all'estendo un'edizione della geografia di Tolomeo che uscì poi nel 1478, morti entrambi, cioè sia Giovanni Reggiomontano che Domizio Calderini. E lui qui cita questa traduzione rivista da Calderini per segnalarne le differenze. E così un codice N sarà probabilmente niceno, cioè del Bezzarione, F può essere un Florentinus, ma nessuno, neanche io, ha ancora cercato di individuare tramite le varianti i manoscritti a cui Giovanni Reggiomontano fa riferimento. Ma qualcuno lo farà, insomma. Dunque, invece IA è Jacobus, Jacopo Angeli, con IA segna la traduzione di Jacopo Angeli, che mette a confronto 2 traduzioni, la sua e 3 o 4 manoscritti greci, che appunto da un punto di vista proprio della storia della filologia è molto interessante. Qui per esempio ex esemplari domini niceni, qui è esplicito che si tratta di un manoscritto di Bessarione.
e qui vi risparmio altre varianti in margine con le cose. Ma c'è un altro passo del programma editoriale del Reggio Montano che ci interessa. Se vedete, voleva pubblicare dei commentari a Magna in Cosmografia Tolemei, dove, parafraso così facciamo prima, dove viene esposta come si costruisce il meteoroscopio, che sarebbe lo strumento, secondo Reggio Montano, che Tolomeo avrebbe usato per trovare le indicazioni di latitudine e longitudine. E c'è un opuscolo di Reggio Montano in cui si espone, diciamo, la fabbricazione di questo strumento. Inoltre, la descrizione della sfera armillare insieme con tota abitabili, con tutta la Terra, che è quello che abbiamo visto ieri, la terza proiezione di Tolomeo, cioè diciamo, la Terra inglobata dentro una sfera armillare con, vi ricordate, l'occhio dello spettatore o del pittore o comunque di chi guarda la Terra lontano, la piramide visiva, insomma, l'abbiamo visto ieri questo. Quindi voleva dedicare un intero opuscolo a questo argomento, perché dice: quam nemo ante ac latine intellexit vicio traductori substante, che fino a terza proiezione, che come vi dicevo ieri, fino ad allora nessuno aveva capito per colpa della cattiva traduzione. Infine, commentariolum singulare contra traduzione mi Jacobi Angeli Florentini quod ad arbitros mittetur. Infine, un commentario contro la traduzione di Jacopo Angelo da Scarperia, Florentini a Jacopo Angelo da Scarperia, che sarà mandato agli arbitri. Ora, gli arbitri, mi ero dimenticato di farvelo notare, sono indicati qua, alla pagina, alla cosa precedente. E lui intendeva mandare questi commenti che voleva scrivere a due personaggi, Teodoro Gazza e Paolo Dal Pozzo Toscanelli, che chiama arbitri, cioè sarebbero stati gli arbitri dei suoi lavori, diciamo, cosmografici. Questo per noi ovviamente è importante per quello che abbiamo visto e detto ieri, appunto, di questo cerchio di conoscenze formatesi probabilmente a Roma nel 1461, in cui c'erano insieme appunto Cusano, Alberti, Reggio Montano, Teodoro Gazza. E qui vediamo che i lavori di Reggio Montano sarebbero stati mandati a Teodoro Gazza e Paolo Dal Pozzo Toscanelli, e che per noi, diciamo, ha un suo interesse. Teodoro Gazza, vir Grece latineque doctissimus, quindi grande conoscitore della lingua greca e della lingua latina. Paulus Florentinus, grecarum quidem aut ignaro, cioè non del tutto ignorante del greco, in mathematicis autem plurimum excellenti, però eccellente nelle cose matematiche. Un'ultima cosa si proponeva di fare Reggio Montano, che a noi interessa da vicino. Questo ora non mi sto a soffermare, questo è il commentariolum contro Jacopo Angelo da Scarperia, autografo, si trova a San Pietroburgo. Per avere queste fotografie è stata un'impresa titanica, ma soprattutto mi hanno chiesto una cifra allucinante, perché prima erano passati degli americani a chiedere un altro autografo di Reggio Montano e gli avevano pagato qualcosa come, che so, $25,000. Io ho detto: guardi, io non sono, sempre per email, io non sono americano, io insegno a Cassino, quindi fate un po' i conti, alla fine per €1,000, che sono tanti comunque, ho avuto questo autografo, che poi è identico all'edizione a stampa, il testo pubblicato nel 1525 da Pirkheimer, una bellissima edizione, quindi, però insomma, questo è l'autografo, fa piacere. Contra errores Jacobi Angeli Florentini. Questo manoscritto. Vabbè, qui, siccome si parlava di Calderini, questa è la dedica
diciamo, della sua traduzione a Sisto IV, che non pubblicò mai perché morì prima. La cosa interessante è che Calderini dice di aver rivisto la sua traduzione servendosi di un esemplare greco antichissimo della geografia di Tolomeo appartenuto a Giorgio Gemisto Platone. Quindi tutti questi nomi stranamente ritornano. Questa è la prefazione, questo è sempre il programma editoriale, e qui è un altro particolare del programma editoriale che ci interessa, e a breve capirete perché. Reggio Montano non si proponeva soltanto, diciamo, di ritradurre la geografia di Tolomeo, di correggere le ore di Jacopo Angeli della Scarperia, ma si proponeva anche di inserire in questa sua nuova geografia delle descrizioni delle diverse regioni, anzi delle storie delle diverse regioni. Vediamo se c'è la trascrizione. No, non c'è, mi spiace. Dice, e poi dice, ci sarà una descrizione di totius habitabilis note, cioè di tutto il mondo conosciuto, che quam vulgo appellant mappa mundi, che volgarmente viene chiamata mappa mundo. E poi, ceterum, c'è Germania in particolare stabula, item Italie, Hispanie, Gallia universe, Greciaque, cioè tutte quelle carte novelle che noi abbiamo visto ieri, per esempio inserite nel Piccolo Germano. Sed et sua cuique historias ex autoribus plurimis cursim colligere statutum est. E lui ha deciso poi per ciascuna regione di raccogliere delle storie, la storia di ciascuna regione, da diversi autori, raccattandoli un po' qua e là. E questo, diciamo, è molto interessante perché, e lo vedremo perché. In un'altra opera di Reggio Montano, scritta mentre era in Italia, pubblicata nel 74-75, che sarebbe questa, Contra Cremonensia in Planetarum Theorice Deliramenta, cioè contro Gerardo da Cremona in sostanza, in cui si dice una cosa interessante per noi, e cioè che, riassumo, visto che poi c'avete il treno, quindi facciamo una cosa più veloce, riassumo dicendo che questa parla di come i traduttori possono rovinare i testi, e dice, perché per esempio la geografia di Tolomeo è stata tradotta da Jacopo Angeli da Firenze, che non conosceva il greco e non conosceva la matematica, e poi dice che i manoscritti che circolavano all'epoca, neque tabule provinciarum particularium a Tolomeo institutam servant effigem, sed frivolam abomine famelico passe sunti mutazione. Dice che neanche le tavole particolari delle singole province conservano la forma che gli aveva dato Tolomeo, ma, diciamo, hanno subito un cambiamento, un cambiamento frivolo, dice Frivolo, a causa di un uomo famelico. Questo uomo famelico è il povero Niccolò Germano, che è quello che ha cambiato, vi ricordate, la proiezione delle tavole regionali da rettangolari a trapezoidali. E conclude dicendo che se, questa è una frase che dicono spesso, chi traduce nuovamente un'opera o la conosce meglio di chi l'aveva tradotta, dice se Tolomeo fosse tornato in vita non avrebbe mai riconosciuto l'opera che aveva scritto leggendola nella traduzione di Jacopo Angeli. Allora, da un punto di vista strettamente cartografico, cosa tiriamo fuori dai propositi di Reggio Montano? A parte la traduzione nuova della geografia di Tolomeo, tiriamo fuori che la proiezione trapezoidale giustamente va rigettata perché Tolomeo stesso ha detto che non c'era bisogno di adoperarla. E l'altra cosa che abbiamo visto è che queste
le tavole delle regioni devono essere possibilmente accompagnate da delle storie, una storia di ciascuna regione, di ciascuna nazione che veniva rappresentata cartograficamente. Allora, abbiamo visto Piero del Massaio, Niccolò Germano, ora vi presento Enrico Martello. Enrico Martello era sempre Germanus, cioè tedesco pure lui, era stato sempre considerato, era stato attribuito un cognome Hammer, perché si pensava Martello, Hammer in tedesco, lui è tedesco, si sarà chiamato Hammer, poi tradotto Martello in italiano. In realtà è venuto fuori, grazie agli studi di Lorenz Böninger, che ho citato l'altra volta, che in realtà questo Enrico Martello in realtà si chiama così perché era stato adottato dalla famiglia dei Martelli di Firenze, cioè famiglia Martelli. Quindi non è Hammer, non c'entra niente, è un tedesco che tra il 1448 e il 1496 visse a Firenze come familiare della famiglia Martelli, che è una famiglia molto ricca di Firenze, e lì esercitò, stando, diciamo, essendo familiare di questa famiglia, esercitava il mestiere di cartografo, se volete, di pintore, come abbiamo visto l'altra volta. Inizialmente seguì le orme di Niccolò Germano, perché questo è il più antico manoscritto di Enrico Martello, e vedete che la proiezione è trapezoidale. Mettiamo a confronto con una di Niccolò Germano. Che è successo? Ecco, questo è il Vaticano di Enrico Martello, questa è la proiezione di Niccolò Germano. Però Enrico Martello si allargò le sue esperienze cartografiche rifacendo quello che era l'insularium di Cristoforo Buondelmonti. Cristoforo Buondelmonti era un fiorentino che si girò tutto l'Egeo negli anni 30 del 400 e scrisse una descrizione della Grecia e delle sue isole, e soprattutto delle sue isole, scrivendo anche un commento e corredando tutto con carte geografiche. Enrico Martello riprese questa idea di fare un insularium e questo insularium, diciamo il suo prototipo, proprio il suo quaderno di lavoro su cui costruì questo insularium è in Laurenziana, è Laurenziano 29-25, che, da cui ho tratto l'isola di Creta. Codice è così, questa è piegata più volte, una bella carta lunga così. Ma soprattutto questo manoscritto contiene anche un mappamondo che è un po' diverso da quelli normali tolemaici. Notate che a destra e a sinistra, cioè a est e a ovest, c'è il mare, e a nord e a sud c'è il mare. Aggiungiamo che questo manoscritto, questo planisfero, si è calcolato che si estenda per 225 gradi di longitudine. Sto facendo i conti prima, comunque ogni grado sono circa 100 km all'equatore, 110. Fate il conto, c'è una bella differenza tra un mappamondo, un'ecumene che si estende per 180 gradi e un'ecumene che si estende per 225. C'è una differenza di... ho fatto i conti, però non so dove li ho messi. Insomma, una bella differenza. Ora ci torno fra un attimo. Che... 45 gradi, cioè... 4.500 metri? No, chilometri. 4.500 chilometri, 400 metri sarebbe un po' pochino. 4.500 chilometri, ma più avanti avevo rifatto i conti perché... Come no? Guardi queste, poi, tutte queste cose della Laurenziana, le trovate tutte, potete scaricare il manoscritto intero, nella Teca Digitale. Se voi ci scrivete Teca Digitale Biblioteca Laurenziana, vi scaricate tutti i manoscritti dei Plutei, cioè del fondo principale della Laurenziana. C'è anche una nuova teca che funziona sì e no, che è a più alta definizione, ma questa è già diciamo, una cosa molto buona. Come ho scaricato sempre da internet, dalla British Library, il manoscritto successivo. Perché questo è il prototipo dell'isolare di Enrico Martello, che ne fece poi quattro di lusso, di gran lusso, e uno è questo. Uno è questo,
è il manoscritto additional 15760, l'immagine le trovate tutti in buonissima definizione su internet, e diciamo ricalca ovviamente il manoscritto laurenziano. Quale? Cristoforo Buondelmonti. Cristoforo Buondelmonti, che appunto Enrico Martello ha ampliato in tutti i sensi. In questi isolari ci metteva un po' di tutto in realtà, perché c'è anche una bellissima carta dell'Italia, per esempio. Ecco. Questo a voi non interessa, ma siccome sono andato a fare una cosa a Città di Castello, ho fatto vedere dove sta Città di Castello ed è rimasta. E sempre Enrico Martello è l'autore di un altro mappamondo famosissimo che sta a New Haven, alla Yale University Library, che è considerato, diciamo, il modello più vicino, il planisfero più vicino alle concezioni colombiane. Qui i gradi dall'estremo Oriente all'estremo occidente sono 265. Ora sto andando veloce, quindi vado a pescare i miei calcoli. Un altro limoncello forse. Allora, se facciamo 110 per 180 ci abbiamo 19.800 chilometri, va bene? Se facciamo 110 per 265 abbiamo 29.150 chilometri. La versione intermedia, quella del manoscritto laurenziano, quello giallo per intendersi, questo qui, 225 gradi, sono 247.500 chilometri. La differenza tra il planisfero tolemaico e quello di New Haven, alla fine, la differenza che c'è tra 19.800 chilometri e 29.150 chilometri, quindi c'è una differenza di 10.000 chilometri. Io facile per me perché ce l'ho scritto davanti. 10.000. Voi capite bene che se Colombo avesse dovuto fare il viaggio da est, da ovest a est, 10.000 chilometri, 10.000 chilometri sono tantini, in più rispetto a quelli, in meno rispetto a quelli che venivano prospettati dalla cartografia tolemaica. Andiamo avanti. Vediamo se funziona il giochino. Funzionato? Sì. È apparso un cartiglio. È apparso un cartiglio in cui c'è scritto: Ec est vera forma moderna Africe, secundum descriptionem Portugalensium, intermare Mediterraneum et Oceanum Meridionalem. Cioè, questa è la vera forma moderna dell'Africa, che fa tutto, diciamo, gira sotto. Secondo le scoperte dei portoghesi, che nella fine del 400 arrivarono praticamente in fondo all'Africa. Poi venne circumnavigata, ma all'epoca, qui siamo nel 1489, Diego Cao era arrivato praticamente in fondo. Cioè, dovrebbe essere un altro cartiglio che dovrebbe apparire, eccolo. Qui si dice: Adunc usque montem, equivocatur Niger, il monte negro, giunse la classe, cioè la classe, la flotta del re di Portogallo, di cui era capo Diego Cao, che eresse una colonna in memoria del re, una colonna marmorea in colonna del re e in memoria del re con una croce sopra, e andò oltre fino a quello che oggi si chiama Cape Cross, quedistat a Montenegro, mille miliaria ed hic moritur, e muore qui. Povero Diego Cao, che in realtà poi pare che non fosse morto lì, ma insomma non importa. Invece le colonne marmoree si conservano ancora sulle coste dell'Africa, ce ne sono visto degli spezzoni che venivano messi appunto dai navigatori per dire fino a qui è arrivata la flotta portoghese. Andiamo avanti.
Questo mappamondo ebbe evidentemente una rapida diffusione, perché in un altro manoscritto, che credo che fosse di San Girolamo, però non mi ricordo, ma che sta a Lisbona, del 1494 circa, se voi guardate sul muro, cioè no, dietro lo scrittoio praticamente, c'è il frate, in fondo vedete un mappamondo, che è questo, e vedete che il mappamondo conico tradizionale tolemaico viene sostituito da quello tipo martello, vedete? Quindi evidentemente nel frattempo è avuto una certa diffusione. Arriviamo a questo manoscritto, che per me è stato a lungo un po' un mistero. Questo manoscritto è il più bel Tolomeo che possediamo, sta alla Biblioteca Nazionale di Firenze, è un manoscritto enorme, praticamente bisogna occupare metà di questo tavolo per aprirlo, pesa un quintale, infatti quando uno lo chiede arrivano in due con un carrello a portarlo. Il mappamondo, come vedete, è del tipo arrotondato, questo è il frontespizio, molto bello. Fu confezionato per un condottiero molto famoso all'epoca di Città di Castello, che si chiamava Camillo Vitelli. In realtà si è sempre pensato che si chiamasse Camillo Maria Vitelli, questo è lo stemma dei Vitelli, questo è lui. In realtà si è pensato che si chiamasse Camillo Maria Vitelli per una ragione, questa è la firma di Enrico Martello, Enricus Martellus, fecit, è scomparso perché è apparso questo CMV, che era sempre stato letto come Camillo Maria Vitelli. In realtà il segno di abbreviazione, facciamo una piccola excursus epigrafico, il segno di abbreviazione sopra riguarda le due lettere CM, e quindi non è Camillo Maria, ma è un solo nome con cui compare CM, quindi Camillus Vitelli, quindi non esiste, se voi nella bibliografia, anch'io ho scritto un tempo che era Camillo Maria Vitelli, non mi ero accorto che c'era questo piccolo particolare. E nella, in questo bellissimo Tolomeo cosa troviamo? Le storie delle regioni, come voleva Reggio Montano. Questa, tra l'altro, prima del mappamondo, è quell'introduzione cosmologica che Pio II prepose all'Asia e viene riportata nel manoscritto come introduzione al planisfero. In questo manoscritto magliabecchiano, ma già nell'isolario laurenziano, quello giallo per intendersi, ma anche negli altri isolari, compaiono anche altre descrizioni da altre fonti, per esempio per la Terra Santa, Tacito, c'è le storie di Tacito, quinto 6, dove Tacito descrive la Palestina, non la Terra Santa ovviamente, la Palestina. Questa è una carta dell'Italia gigantesca, perché è piegata tre volte, quindi immaginate che cos'è di grande. E qui ho riportato quei due cartigli, vabbè, qui non interessano, perché si pone un problema abbastanza serio. Allora, questo è il manoscritto più bello di Tolomeo, è della fine del 400, è fatto da Enrico Martello, ma il planisfero è antiquato, perché è ancora quello tolemaico, non è il planisfero, diciamo, rivisitato da Enrico Martello stesso. Tra l'altro, questo manoscritto contiene anche una carta nautica del Mediterraneo e dell'inizio della costa africana, che però si ferma molto presto. Si ferma qui, che corrisponde negli isolari a qui, cioè proprio all'inizio dell'Africa, dove c'è il segno rosso. E allora c'è una cosa un po' assurda, perché il più bel Tolomeo della fine del secolo, di un autore che ha fatto dei mappamondi molto più evoluti, c'è un mappamondo antico. Perché? La spiegazione, probabilmente, qui sto di risparmio, questa Francesco Rosselli, che è uno stampatore cartografo,
mise, stampò il mappamondo di Martello, in sostanza, questo l'abbiamo già visto, ci sono doppioni, e arriviamo qua. Questo, diciamo, è a fronte del frontespizio, chiamiamolo così, del codice magliabecchiano. Cosa si legge qui? Nel tondo, dove si indica qual è, diciamo, l'opera contenuta, Claudi Tolomei Cosmografia cum tabulis regionum nostri temporis, cioè con le carte novelle in sostanza, et universi sportibus, scritto così, et locis maritimi tractus, tam notis quam a rege Portugali nuper repertis hoc ornatissimo codice continentum. E allora uno si domanda, ma come? Si dice che qui in questo manoscritto c'è un planisfero aggiornato con le ultime scoperte dei portoghesi? Però il planisfero è invece tradizionale. E ci espone il problema della carta perduta. La carta perduta nel senso che evidentemente doveva contenere un planisfero aggiornato, ah, che non c'è. Che non... Tant'è vero che sono ritornato in nazionale a cercare di capire se c'erano tracce. Poteva anche Camillo Vitelli averlo tolto il planisfero e averlo appeso a un muro, per esempio. Però non c'è traccia di questo. E però evidentemente nel piano del codice era previsto un planisfero di tipo aggiornato. Vorrei aggiungere una cosa. Enrico Martello lavorava a Firenze, ormai era un fiorentino, diciamo, e la cosa che deve colpire è come seguisse le indicazioni di Reggio Montano. Perché? La proiezione torna a essere rettangolare. Ci sono le storie che Reggio Montano voleva mettere nella sua futura cosmografia, che ormai in realtà che non possediamo. E il planisfero doveva essere aggiornato, anche se poi in realtà non era aggiornato. Quindi, in un certo senso, con questo codice di Tolomeo, che diciamo è l'ultimo, l'ultimo del 400 e il più bello, si andava un po' a compiere quello che era stato il programma di Reggio Montano, ma non per caso, perché abbiamo detto che Reggio Montano era legatissimo ai fiorentini. E probabilmente le istruzioni per la confezione di questo codice veniva dagli umanisti fiorentini che seguivano la produzione di Tolomei, perché come dicevamo un paio di lezioni, forse due lezioni fa o ieri, i cartografi non erano loro gli innovatori delle carte geografiche, loro seguivano le innovazioni che venivano suggerite da scienziati barra umanisti che proponevano nuove cose. Reggio Montano si era fatto, diciamo così, promotore di un ritorno all'antico Tolomeo, senza le innovazioni del famelico, poverino, Niccolò Germano, che insomma, appunto, per campare si era inventata questo nuovo codice di Tolomeo, e diciamo che così questo manoscritto doveva essere un po' la summa finale delle ricerche umanistiche su Tolomeo. Come va? Allora facciamo velocemente Vespucci, così ci togliamo ogni pensiero. Questo, diciamo, eccolo, Vespucci. Questo è una rappresentazione dello Stradano, Jan van der Straet, detto Giovanni Stradano, il cui siamo nel 500, e questa rappresentazione è datata 1561, con Amerigo Vespucci che fa il cosmografo. Scusate un secondo, io me l'ho sempre chiesto, ma come mai Amerigo Vespucci, della famiglia Vespucci di Firenze, factotum dei Medici di Lorenzo di Pierfrancesco, insomma sappiamo che ne so, procurava i calzini alla moglie, un berrettino, calzini, tutte queste cose abbastanza
l'olio, il vino, insomma sembrava un factotum di, dei medici, di questo ramo dei medici. E com'è che improvvisamente ce lo troviamo sulle navi? Oddio, l'Arno è un fiume, ma non è che sia tanto navigabile, non è paragonabile all'oceano tutto sommato, no? E mi ero posto questo problema, dico, ma strana questa cosa, com'è che Amerigo Vespucci improvvisamente dal nome all'America, un po' strana come cosa. Allora, pensandoci e ripensandoci, mi sono ricordato di una cosa, e cioè che Amerigo Vespucci era nipote di Giorgio Antonio Vespucci. Giorgio Antonio Vespucci noi l'avevamo incontrato ed era un dottissimo, poi divenuto domenicano, intimo di, anche di Marsilio Ficino. Diciamo, Ficino lo indica tra i revisori della sua tradizione di Platone, e fu il maestro di Amerigo Vespucci. Però si riteneva che avesse ricevuto da Giorgio Antonio Vespucci una istruzione del tutto elementare, cioè che gli avesse insegnato un po' di latino, e là ci saremmo fermati. E invece ce lo troviamo, e ci troviamo questo Vespucci, appunto, che non si era mai mosso da Firenze, improvvisamente mandato a Siviglia dai medici a fare sempre il factotum, a lavorare, diciamo, in banca, tra il 1491 e il 92, lo troviamo improvvisamente che salpa al soldo della Spagna per un primo viaggio transoceanico nel 1499-1500, poi passa al servizio del Portogallo, un altro viaggio transoceanico nel 1501-1502, e infine, tornato in Spagna nel 1508, viene nominato piloto maor, che vuol dire colui che sovrintendeva alla stesura di tutte le carte geografiche che i navigatori spagnoli tracciavano nelle loro navigazioni. Allora, il problema, diciamo, era diventato abbastanza curioso. Vi ho detto che Giorgio Antonio Vespucci aveva in realtà anche un culto per la geografia. Questo è il suo manoscritto dei geografi latini, cioè Pomponio Mela, Solino, eccetera, appartenuto a Giorgio Antonio Vespucci. Qui è Giorgio Antonio Vespucci che prende in prestito dalla Biblioteca Medicea Privata nel 1480 Cleomede ed Euclide in greco. Quindi forse qualcosa di matematico. Lo sapevo, in matematica lo sapevo. Questo l'abbiamo già visto, è il codice di Tolomeo appartenuto a Lorenzo di Pierfrancesco, con la nota di possesso di Lorenzo di Pierfrancesco, Liber Pietri Francisci de Medicis, Codex Unus, era il primo codice della biblioteca, scritto da Giorgio Antonio Vespucci, e poi per gli interessi di Lorenzo di Pierfrancesco, qui si dice che gli fu imprestato uno dei Tolomei di Niccolò Germano. Questo avveniva nel... non c'è scritto, vabbè, non importa, comunque negli anni 80. Ma, tra l'altro, mi è capitato di riconoscere la mano di Giorgio Antonio Vespucci anche in questo. Questo cos'è Tolomeo? Tolomeo, dove tutti i toponimi sono scritti da Giorgio Antonio Vespucci, lo zio di Amerigo. Qui ci sono un po' di... questa è Taprobana, cioè Silon. Questo è di nuovo il prestito di Niccolò Germano, Cleomede e Euclide, scusate, evidentemente non ho fatto pulizia. Ecco. E quindi viene il sospetto che Giorgio Antonio Vespucci avesse, diciamo, insegnato a Amerigo qualche cosa di più che non un po' di latino. E deve essere così. Se andiamo a vedere le lettere che Amerigo Vespucci poi scrisse a Lorenzo di Pierfrancesco, tenete presente che c'è una produzione considerata autentica, una produzione spuria delle lettere di Lorenzo di Pierfrancesco. Quelle che vi cito adesso sono quelle sicure. Ora ci arrivo. Tanto ce l'avete lì già davanti, io me la metto qua. Questa è una lettera a Lorenzo di Pierfrancesco
Dunque, De Medici da Siviglia, Lorenzo di Francesco De Medici da Siviglia, il 18 agosto 1500. Faccio più fatica. A un mese di ritorno dal viaggio al servizio della Spagna del 1499-1500, per andare a discoprire alla parte dell'Occidente per la via della Mar Oceana, attraverso l'oceano. E perché, se ben mi ricordo, vostra magnificenza so che intende alcun tanto di cosmografia, intendo descrivervi quanto fummo con nostra navigazione per via di longitudine e latitudine. Questo scrive a Lorenzo, ancora. Lettera a Lorenzo, 18 luglio 1500. Ho accordato, magnifico Lorenzo, che così come vi ho dato conto per lettera dello che mi è occorso, di ciò che mi è capitato, mandarvi due figure della descrizione del mondo fatte e ordinate di mia propria mano, e sapere, e sarà una carta in figura piana, un mappamondo in corpo sferico, al quale intendo, il quale intendo di mandarvi per la via di mare, per un Francesco Lotti, nostro fiorentino, che si trova qui. Credo che vi contenteranno, e massima il corpo sferico, chi poco tempo fa ne feci uno per l'altezza di questi re e lo stimò molto. L'animo mio era venir con essi personalmente, ma il nuovo partito d'andare un'altra volta a discoprir non mi dà luogo né tempo. Non manca in codesta città chi intenda la figura del mondo e che forse mendi alcuna cosa in essa. Tutta volta chi mi deve mandare aspetti la venuta mia, che potrà essere che mi difenda. Dice comunque, se c'è qualcuno che può correggere che questo mappamondo, cosa manda? Manda una carta in piano e un globo terrestre fatto da lui, cioè da Amerigo Vespucci, e lo manda attraverso un fiorentino che si trovava lì in Spagna e lo manda a Lorenzo del Francesco. Che ne ricaviamo di questo? Che il povero Amerigo era in grado di dipingere, disegnare una mappa del mondo e anche di costruire un mappamondo sferico che all'epoca esistevano, di quell'epoca non abbiamo più perché sono stati tutti rovinati. Sono stati tutti rovinati, sono andati persi. Ancora. E giunto che fu Maravigli, levammo le ancore e facemmo vela e mettemmo la prua per mezzodì, perché mia intenzione era di vedere se potevo volgere uno cavo di terra, cioè un promontorio, che Tolomeo nomina il cavo di Cattigara, che è giunto con il Sino Magno, che è accanto al Grande Golfo, che secondo mia opinione non stava molto discosto da esso, secondo i gradi della longitudine e latitudine, come qui a basso si darà conto. Allora, quello che vi accennavo l'altra volta, Amerigo Vespucci andava in giro, in realtà per le coste americane, con davanti Tolomeo e cercava di riconoscere nei profili costieri americani del Sud America i profili del continente asiatico così come li vedeva in Tolomeo. In particolare, pigliamo la carta di Giorgio Antonio Vespucci, qui a destra in basso voi leggete Sinum, aspettate un attimo perché l'ho messo questo? Questo è Cattigara per l'appunto, Cattigara Ormos Sinon, il Sinai sarebbe in sostanza. Quindi probabilmente lui pensava di essere lì, nell'Asia, ma purtroppo non era. Questo è Taprobano, cioè Silon, e anche qui scusate, leggiamo. Incontrò un Gaspare, che era Gaspare, questi nomi, Gaspar de Gama, ebreo polacco, ecco me l'ho segnato, un uomo degno di fede, dice, e mi disse Gaspare che è stato in molte isole e massime in una che si dice Zilana, cioè Silon. Dissimi che era ricchissima isola di pietre preziose, di perle, di spezierie di ogni genere, di drogherie e altre ricchezze, come sono alifanti, elefanti, gran cavalleria, tanti cavalli, di modo che stimo che questa sia l'isola Taprobana.
secondo che lui me la raffigura, e più mi disse che mai sentì mentovare metà probana in tal parte, perché infatti era in America, da probana stava nell'Oceano Indiano, che come sapete sta tutta in fronte del rio Indo. Beh, un po' difficile che fosse in America, insomma. Item, similmente, mi disse che era stato in un'altra isola che si dice Skamatara, la quale è di tanta grandezza come Ceylon. E ben Comarsana, Comarsana credo che in spagnolo voglia dire stia ben vicino, vicino ad esso, perché la prosa di Amerigo Vespucci è ricco di spanismi, perché ovviamente sta in Spagna. Insieme è tanto ricco come lei, sicché non essendo Zilo l'isola taprobana sarà Skamatara. Cioè, lui cercava disperatamente di collocare tra le isole che incontrava questa famosa taprobana ricca di elefanti, eccetera, come raccontata dalle fonti. Di poi vennero a un'isola detta Arabuga e Maluca e molte altre isole del mare Indico, che sono di quelle che conta Tolomeo, che stanno intorno all'isola taprobana e tutte sono ricche. Quindi continua a vagare per l'oceano Indiano, per le coste dell'America, cercando disperatamente taprobana. Ecco, qui cambiano le cose, siamo nel 1502, partimmo da detto Capoverde, prima facile, e preso ogni cosa necessaria, come acqua e legni, altri bisogni necessari per mettersi in golfo del mare Oceano per cercare nuove terre. E tanto navigammo per il vento fra Libeccio e Mezzodì, che in 64D arrivammo a una terra nuova, cioè una terra che non era tra quelle conosciute da Tolomeo, la quale trovammo essere terraferma per molte ragioni che nel procedere si diranno. Quindi arriva sulla terraferma, si rende conto che non sono le Indie, ma una terra nuova. Da quel momento Tolomeo scompare dalle lettere di Amerigo Vespucci. Allora, cosa ci faceva Amerigo Vespucci nell'oceano? Ci faceva quello che poi ci spiega in quest'altra lettera del 18 luglio 1500. Quanto alla longitudine, dico che in saperla trovai tanta difficoltà che ebbi grandissimo travaglio in conoscer certo cammino che avevo fatto per la via della longitudine, e tanto travallai che altro non trovai miglior cosa che era guardar e velar di notte l'opposizione dell'un pianeta con lo altro, e massime la luna con gli altri pianeti, perché il pianeta della luna è più leggero di corso che nessun altro. E riscontravolo con l'almanac di Giovanni da Montereggio, che fu composto al meridiano a città di Ferrara, in realtà di Norimberga, ma insomma, accordandolo con le calcolazioni delle tavole del re Don Alfonso, le tavole alfonsine. E di poi di molte notti che ebbi fatto esperienza, una notte fra l'altro, essendo il 23 di agosto del 1499, che fu una congiunzione della Luna con Marte, la quale secondo l'almanac doveva essere a mezzanotte e mezza, mezzanotte e un mezza ora prima, trovai che quando la Luna salì all'orizzonte nostro, che fu un'ora e mezza di posto il Sole, aveva passato il pianeta alla parte dell'Oriente. Dico che la Luna stava più orientale che Marte circa un grado, eccetera, eccetera. Cosa aveva fatto? Come faceva a trovare la longitudine Reggio Montano, Amerigo Vespucci? Usando l'almanacco di Reggio Montano. L'almanacco, eccolo qua. Questo è stato stampato a Norimberga nel 1474 e per il 23 agosto del 1499 è prevista la congiunzione di Marte con la Luna. Viene data l'ora e su questo Amerigo Vespucci si servì per calcolare la longitudine. Allora, a questo punto forse diventa chiaro il perché di Amerigo Vespucci fu imbarcato e divenne pilota maor per la Spagna. Perché, malgrado i suoi calcoli fossero palesemente errati, era all'epoca l'unico, o uno tra i pochissimi, in grado di calcolare la longitudine. E quindi,
Questa è una cosa fondamentale, anche perché il famoso trattato di Tordesillas del 7 giugno 1494 prevedeva un confine tra le scoperte della Spagna e del Portogallo basate sul grado di longitudine che era stato calcolato all'epoca in maniera. Amerigo Vespucci, grazie diciamo alle conoscenze che aveva acquisito a Firenze con Giorgio Antonio Vespucci, che poi era legato a Toscanelli, tutti questi personaggi che voi già conoscete, evidentemente ci aveva una conoscenza tecnica di come si calcola la longitudine, magari anche derivata da quegli appunti di Paolo Dagomari che abbiamo visto ieri, Paolo Dagomari poi trascritti da Paolo del Pozzo Toscanelli, che lo poneva un gradino sopra diciamo i cartografi che allora erano in Spagna e in Portogallo. Quindi questa è la ragione per cui Amerigo Vespucci, il factotum dei Medici, colui che procurava olio, vino, calzini e berrettini alla moglie, e di cui si è detto di tutto, perché a un certo punto ricevette delle lettere da dei carcerieri, dai carcerati, allora si dice che era, brigava con i carcerati, perché soprattutto gli storici portoghesi, non so perché, hanno sempre cercato un po' di sminuire questa figura di Amerigo Vespucci, che oggi possiamo dire, diciamo, con una certa sicurezza, partì e lasciò le sponde dell'Arno, che era poco navigabile, finì attraversare l'oceano grazie alle conoscenze che aveva acquisito in questo ambiente di cui abbiamo cercato di tracciare un quadro. Potete andare a prendere il treno, vi ringrazio. Grazie, allora come di consueto qualche domanda ce l'abbiamo, il tempo per qualche domanda. Ho fatto uno sprint. Vabbè. Prego. Prego. Che un grande appassionato di geografia era Kant. Lui la mattina era molto abitudinario, la mattina si svegliava presto, studiava, poi in tarda mattinata andava a fare lezioni all'università, tornava a pranzo, beveva un litro di vino al giorno, lo teneva come, quasi come una cura, e il pomeriggio si dedicava alla geografia. Leggeva tantissimi libri di geografia, il nostro grande filosofo dell'illuminismo. Questa era così. Bella testimonianza di come fossero anche all'epoca di Kant interessati a tante cose, cioè non è che studiasse solo la filosofia, perfettamente con quanto abbiamo detto in questi giorni. Guardi, sono testimoni che su questo abbiamo battuto per 3 giorni. Quindi, perfetto. Quanto riguarda invece il manoscritto di Levi? Sì. Sì, per la registrazione. Sì, chiedevo, per quanto riguarda invece il manoscritto Vitelli, quello che riporta il planisfero non aggiornato, non potrebbe essere soltanto che esso derivi da un antigrafo vecchio, insomma, non... Che sia stato copiato, sì? Da un manoscritto precedente rispetto all'ultimo che era stato realizzato dall'autore, anziché ipotizzare questa presenza della carta poi mai inserita. Sì. Mai inserita, sì, no, la domanda è legittima. Il problema è che questo manoscritto per tutto il resto è all'avanguardia, perché c'è il ritorno alla proiezione rettangolare, ci sono le storie che si auspicava fossero dentro, diciamo, fossero introdotte nei codici tolemaici, e poi è un po' dura che chi ha dipinto con gran cura quel tondo con dentro il titolo si sia sbagliato a dire che il manoscritto conteneva un planisfero aggiornato con le ultime scoperte portoghesi. Quindi qualcosa non torna. O diciamo
per qualche ragione di rilegatura saltò quel planisfero e non fu mai inserito, una possibilità. Seconda possibilità, a un certo punto qualcuno, se non Camillo Vitelli stesso, si è preso il planisfero. Purtroppo oggi quel manoscritto è stato ampiamente restaurato, le carte sono tutte legate con delle brachette di cartone duro e quindi diciamo in un certo senso la rilegatura è un po' saltata e non ci sono molte tracce diciamo per un esame codicologico sicuro. Non c'è nulla che faccia pensare che ci fosse un tempo una carta geografica in più, ma poteva anche essere in fondo al volume, tra l'altro, quindi poteva non influire sulla cosa. E sarebbe stato un po' strano che proprio in primo piano, cioè di tutto il contenuto del codice, si sottolinea il fatto che c'era un planisfero aggiornato con le scoperte del re del Portogallo e poi non c'è niente che corrisponde a questo. Capisce quello che voglio dire? Quindi, poi è anche carino l'idea della carta verde. Ma io ne sono convinto che o ci doveva essere e non è stata messa, o c'era e è stata portata via. Non c'è alternativa. Ma io sono andato apposta un paio di mesi fa a Firenze, appunto mi hanno portato con grande fatica, ho chiamato il giorno prima, mi hanno portato su una sorta di, su un carrello, questo codice pesantissimo, ho passato tutto il pomeriggio a guardarmelo e sinceramente non c'è una traccia concreta della presenza di questo planisfero oggi. Ecco. C'è una domanda un po' strana, sempre perché i miei interessi, il mio settore scientifico disciplinare è di ambito, diciamo, storia del cristianesimo. E quindi volevo chiedere, di recente ho notato che c'è un incremento di studi per quello che riguarda la cartografia di luoghi non esplorabili empiricamente, quindi carte infernali, carte del paradiso, nel Cinquecento per esempio so che si diffondono molto, non ho ancora affrontato la questione, cioè sono completamente ignorante, però so che si sta studiando questo argomento. Mi chiedevo se c'è un'influenza su quel tipo di produzione delle scoperte e dell'avanzamento dei saperi in ambito cartografico invece, insomma, di questo. Forse le so dare una risposta. Bellissimo. Devo dare anche una risposta visiva, ma non so se ci riesco però. Allora, qualche tempo fa mi ero occupato di una mostra lì alle Scuderie del Quirinale su Botticelli e in particolare su Dante e Botticelli e per i miei studi geografici mi ha colpito un fatto, e cioè che all'inizio del quello che doveva essere un manoscritto che poi è stato diciamo smembrato in diverse carte con queste illustrazioni dantesche bellissime, all'inizio c'è, beh, lo conoscete tutti, il famoso imbuto di Dante che ha avuto un momento di gloria recentemente nel film con Tom Hanks, come si chiama? Angela, scusate, chiedo alla moglie, come si chiama? Inferno, è giusto, Inferno, dove c'è tutta una storia che ricamano su questo imbuto. L'imbuto corrisponde al planisfero tolemaico. Le singole immagini dantesche delle diverse regioni dell'inferno corrispondono alle carte regionali tolemaiche, e non è un caso che il copista che ha copiato, vedete come servono anche poi i particolari apparentemente pedanti e diciamo eruditi, il copista che è un francese, Ugo de Cominelli, però non so come si dice in francese, Ugo de Cominelli è il copista dei codici di Piero del Massaio, delle geografie di Piero del Massaio. Quindi la struttura di quel codice dantesco che rappresenta insomma un po' il culmine della produzione diciamo dei danti trequattrocenteschi,
appunto, non so se avete mai visto questo, c'è un bellissimo catalogo ovviamente, perché l'ho fatto io, quindi è bellissimo, della mostra, sì. Che però non so perché ne hanno stampate bellissime e poi è finita in antiquariato, io volevo comprare un'altra a 500 euro, allora ho detto vabbè, lasciamo perdere, però lo trovate in biblioteca. E appunto io ho scritto un saggio proprio su questo, su l'imbuto dantesco, la struttura di quel codice e i codici tolemaici, perché mi sembrava che il raffronto fosse calzante, insomma. Quindi in quel caso c'è un'influenza della geografia tolemaica sulla struttura dell'inferno dantesco. Poi per il purgatorio e il paradiso non ci abbiamo una visione d'insieme, però forse poteva anche essere, perché poi non è compiuto quel codice, tra l'altro è in parte colorato, in parte è rimasto a penna, solo a penna, a penna nera, e quindi non sappiamo quale fosse poi, diciamo, quella che doveva essere la forma definitiva di questo codice dantesco. Però per l'inferno il discorso sicuramente funziona, ecco. Tanto cerco il punto, eh. C'è una domanda? Sì, le volevo chiedere, prima, se non sbaglio, parlando di Reggio Montano, abbiamo visto emergere una nuova esigenza, cioè quella di corredare la descrizione geografica di una trattazione anche della storia dei popoli e delle culture. Questo elemento mi è sembrato particolarmente importante e quindi le volevo chiedere se tutto questo può aver avuto, può aver giocato una incidenza, un'influenza anche su quei mutamenti di orizzonte culturale dai quali scaturirà qualche decennio, qualche secolo più tardi una, la produzione di una letteratura filosofica più caratterizzata in senso antidogmatico e più aperta ai temi del relativismo e dello scetticismo antichi, penso per esempio a Montaigne. Quindi da questo punto di vista volevo chiederle se Reggio Montano e quelli che comunque facevano parte del suo circolo, della sua scuola, possano essere qualificati come degli antesignani di questo tipo, di questo genere letterario che si affermerà a partire dal Cinquecento. Grazie. Oddio, non lo so, io posso soltanto dirle che quando venne tradotto Strabone, cioè nel 1455-58 fu completata la traduzione di Strabone, apparve un nuovo modo di fare geografia, perché Strabone era storico, aveva scritto una storia che è andata perduta e una geografia, e la geografia di Strabone è una geografia che è anche storia, e la storia di Strabone doveva essere anche geografia. Questa lezione venne recepita dal nostro amico Pio II Piccolomini, che tra l'altro in più luoghi afferma come la descrizione geografica senza storia è insipida, cioè non vale la pena, una cosa non è che ci abbia tutti i torti, una cosa noiosa, cioè leggersi un elenco di nomi senza sapere la storia di quel popolo, tutto quello che c'è stato prima o nel momento attuale, è ovviamente qualche cosa che è ben diversa da leggersi una geografia accompagnata da un racconto storico delle origini di quel popolo, di tutto questo. E credo che l'idea a Pio II sia venuta da un lato da queste frequentazioni reggiomontano, però io non so chi ha ispirato chi, sinceramente questo non ci riuscirei mai ad arrivarci. Però certamente da allora, da quel momento in poi, non ci sarà più una geografia che sarà strettamente solo geografica, ma è una geografia che è sempre accompagnata dal racconto storico dei luoghi, eccetera, eccetera. Se poi questo abbia potuto influenzare tutto quello che è venuto dopo, non lo so, certamente la cosmografia di Pio II, cioè la famosa Asia, ha avuto una fortuna poi notevolissima. Venne anche completata dei continenti che non erano, l'Africa per esempio non aveva fatto in tempo
a scriverla ed ebbe un successo grandissimo, tant'è vero che poi Pio II è considerato nei secoli successivi un grande cosmografo. E ora la cosmografia assume questo nuovo, questa nuova fisionomia, cioè non più solo elenchi di nomi come in realtà è Tolomeo, ma elenchi di nomi che vengano illustrati storicamente. Quindi non so se può esserle d'aiuto questa cosa, però questo è quello che le posso dire per questa epoca qua, insomma. Altre. Io avrei una, come dire, una domanda di considerazione, forse anche banale, però lavorando sul rapporto tra Rinascimento e modernità, e tornando a quello con cui lei ha introdotto il seminario, cioè ai duri giudizi sull'umanesimo come momento di regresso e invece al tentativo di Carenna di rivalutare quel momento, anche da un punto di vista storiografico soprattutto. Io vedevo la testimonianza di Vespucci, il modo in cui lui calcola la longitudine, e mi faceva pensare a una forma di sapere pratico, come dire, che è per certi versi diversa, ma allo stesso tempo che va in linea di continuità con la modernità. Allora mi chiedevo, come dire, se questo tipologia di studi, questa prospettiva sull'indagine, sull'umanesimo e sul Rinascimento, come dire, non scardini alle fondamenta il dogma della cesura netta tra modernità e quello che c'è prima, come dire, se non sia una conferma ulteriore di questo giudizio un po' troppo pesante sul rapporto tra i due momenti. Sì, no, figuri, concordo perfettamente con quello che dice. Bisogna tenere presente che effettivamente un momento di stasi c'è. Perché qual è il momento di stasi? Il momento di stasi che in realtà non è di stasi, ma è di stasi apparente. E quello è il momento di stasi, c'è quando arrivano in Occidente tutti questi testi greci. Allora le forze sono impegnate in traduzioni soprattutto, nel cercare di capire che cosa dicevano gli antichi su... Ma proprio c'è un bellissimo, in Laurenziano, c'è un bellissimo codice di operazioni chirurgiche che doveva aver affascinato i medici fiorentini all'epoca, perché c'è tutti i modi come fare le, come si chiamano, non l'ingessatura, insomma, le fasce, i bendaggi, eccetera, eccetera. C'è tutto spiegato lì in maniera molto chiara. E tutto sommato è emblematico una frase che scrisse Giovanni Pico a suo nipote Giovan Francesco, quando arrivarono tutti quei codici che portò Giano Lascari nel 1491-92 a Firenze. Dice, verrò, ti raggiungerò appena sarò riuscito a liberarmi da questo groviglio di codici. Cioè, questi erano immersi lì, cioè cercavano, leggevano come pazzi, cercavano di capire che cosa effettivamente avevano scritto questi antichi, anche gli antichi scienziati. E quindi un momento di stasi c'è, perché c'è un momento in cui, per esempio, la geografia di Tolomeo si cerca di capire, come abbiamo visto, se quello che tramanda è corretto, se è stata tradotta bene, se si può tradurre meglio. Oddio, però ci sono le scoperte geografiche che vanno contro quello che Tolomeo dice. Cioè, tutte queste considerazioni, in un certo senso, possono creare un'apparente stasi, diciamo, che non escano trattati su quello. Perché? Perché stanno studiando queste cose. I trattati usciranno una volta che si è studiato tutto questo, ed era una marea di cose da studiare per gli umanisti, e questo credo che abbia... Perché, ecco, una cosa che gli storici della scienza non negano è che all'epoca si traducesse. Però non arrivano poi a capire che la traduzione, anche la comprensione di un testo e anche, in tutto sommato, la digestione di un testo, perché noi sappiamo bene che tradurre un testo è una cosa molto impegnativa, cioè se uno non la capisce non lo traduce, quindi è un lavoro molto impegnativo. E il 400 fornisce, se vogliamo, al secolo successivo un materiale infinito di testi su cui poi lavorare, elaborare, eccetera, eccetera. Però qualche cosina, poverini, hanno cercato di fare anche loro. Tant'è vero che noi un po' sorridiamo, dice sì, vabbè, bella forza, voleva andare in India, è finito in un continente che con l'India non c'entrava niente. Però, ecco, comunque un risultato, se vogliamo, c'è stato, insomma, ecco. Secondo me sì, poi
sono stato una cosa di storici della scienza su Archimede, altro po' mi uccidono. Capito? Sono rimasto veramente malissimo, infatti non ho dato neanche la cosa per gli atti, perché no, assolutamente no, gli umanisti non si occupavano di queste cose, è tutto finto, dicono, veramente non mi sembra. Insomma, è stata una delle esperienze più spiacevoli della mia vita, devo dire la verità. Qui vedo con piacere che invece siete più indulgenti. Prego. A proposito di storia della scienza, mi incuriosiva sapere se in qualche modo questa crisi della cosmografia tolemaica avesse sia stato a suo modo un motore, o ci sia stato un qualche commercio con la crisi anche del sistema cosmologico occidentale, cioè un cambio paradigmatico, se anche il fatto che i dati tolomeici sul versante cosmografico avessero dei grossi limiti sia stato anche in qualche modo un motore per mettere in discussione anche nuovi aspetti del sapere scientifico, come quello ad esempio della cosmologia. Ecco. Vede, effettivamente, io mi sono occupato della revisione della geografia, già mi sembra di essermi lanciato in un campo che per me era, come vi ho detto, totalmente estraneo. Lo stesso tipo di lavoro si può fare effettivamente sia in campo astronomico che in campo... Perché, diciamo, parallelamente alla revisione della geografia c'è, per esempio, la revisione di tutte le altre opere di Tolomeo, che, come dicevamo l'altra volta, abbracciano matematica, astrologia, eccetera, eccetera. Ci si ritraduce tutto, perché l'Almagesto viene ritradotto un paio di volte, viene commentato da Reggio Montano, questo famoso codice pagato $25,000 dagli americani, è il commento all'Almagesto di Reggio Montano, autografo, che voi potete vedere online, l'hanno pure messo online, e così. Poi, diciamo, si è sostenuto che in realtà sul cambiamento relativo, ne parlavamo l'altra volta, della questione della Terra, del Sole, eccetera, eccetera, una grande influenza fiorentina pare sia stata più la centralità del Sole, che venne, diciamo, ora non voglio, mi sembra di citare me stesso, Ficino scrisse un De Solet Lumine, in cui appunto, che poi venne anche, creò qualche problema nei confronti della Chiesa, per questa centralità in cui poneva il Sole rispetto, prima il centro dell'universo era la Terra, e invece lui, considerando il Sole l'immagine di Dio in Terra, diede un'importanza al Sole che si pensa che Copernico abbia maturato questa ipotesi sulla base di concezioni analoghe, insomma, del culto solare, dell'importanza data al Sole, della centralità del Sole, eccetera. Questo sembra che sia, da un punto di vista delle concezioni diciamo astronomiche, il contributo principale dell'umanesimo fiorentino, eccetera. Però parallela alla revisione della geografia c'è questa revisione del Paolo del Pozzo Toscanelli, i suoi contemporanei lo lodavano per aver riscritto l'Almagesto di Tolomeo. Quindi, diciamo, e si è cercato di riconoscere sui margini di un'antica traduzione latina dell'Almagesto la mano di Paolo del Pozzo Toscanelli, però non è una cosa certissima. Però dice, questo è Ugolino Verino che dice che retexit magnum opus, dove magnum opus era pensato che fosse la geografia, hanno pensato subito Toscanelli, geografo eccetera, ma magnum opus è l'Almagesto, quindi pare che effettivamente lui abbia rivisto l'Almagesto. Nelle biblioteche fiorentine è pieno di codici dell'Almagesto in varie traduzioni latine che andrebbero studiate, però sono tutte cose, lì torniamo sul problema delle competenze. Finché uno come me si azzarda a calcolare in grado 110 km per grado e fare la moltiplicazione, io ci arrivo, ma ad affrontare
dal Magesto Tolemaico con spirito critico per vedere quali, se la revisione è una revisione corretta, le correzioni che sono state fatte, cosa ci vuole? Ci vuole effettivamente una competenza scientifica e una competenza, diciamo, di natura filologica, che ancora, cioè, non è ancora spuntato un giovane così attrezzato che, da poter affrontare questo genere di temi. Ma capite bene che non è, cioè, uno non può esercitare, diciamo, la sua pizza filologica su dei testi che non capisce. Quindi resta un punto interrogativo. Sappiamo appunto che si lavorava anche su questo genere di testi, però nessuno l'ha mai affrontato da un punto di vista proprio minuzioso, pedante, un po' come ho fatto io con le cose geografiche, insomma. Quindi sicuramente sì, però no, al momento non ci sono studi soddisfacenti sull'argomento, mettiamola così. Come? Lo potrei dire a qualcun altro, però insomma, poveraccio quello che lo farà, insomma, però sarebbe molto interessante poter dire, come disse Galen, vedrà che c'è tanto da fare, tanto anche sono divertimenti un po' perversi che non tutti capiscono, ma c'è anche tanto divertimento per chi ama queste cose, insomma. Come? Facciamo, fate un po' di proselitismo, se trovate un bravo matematico che sa anche il latino e il greco, lanciatelo in questi studi, insomma. Farete un'opera buona. Allora, se non ci sono altre domande, vi volevo semplicemente... Ah, perfetto. Io mi preoccupavo del vostro treno. No, io sono di Napoli. Ah, allora... No, io ho un po' paura di prendere una cantonata, diciamo. Non so fino a... Cioè, vabbè, abbiamo parlato, lei ha parlato anche di divisione di saperi e tutto. Secondo me, personalmente, nella mia modestissima opinione, fino al 1800, diciamo, abbiamo... quasi tutti solo geni universali. Infatti lei ha citato Leon Battista Alberti, che è architetto, che si è occupato anche di geografia, e in base anche a questo, quanto si può definire epistemologicamente parlando la geografia come una scienza? Perché vedendo anche tutte queste carte mi è sembrato sempre di stare ancora un po' nel mondo del quasi dell'arte, forse un po' esagerato questa mia considerazione, però anche per esempio la rappresentazione dei venti con, diciamo, un po' ancora nel mondo del paganesimo, con gli angeli che soffiano, l'ho vista ancora quasi un po' come questi cartografi, come se si muovessero quasi più nel campo dell'arte, quasi che andassero più di immaginazione che con analisi scientifiche nel formulare queste carte. Questo era. Anche in linea con il tema di tutto il seminario, umanesimo, antiumanesimo, soprattutto considerando il punto di vista individuale di questo individuo che fuoriesce all'interno dell'umanesimo. Io, ho fatto la tesi su Lutero e tutto, quindi per me Lutero e Descartes, la chiave di volta alla modernità è proprio tra virgolette il soggetto che si oggettivizza, diciamo, ecco. In questo, vedendo queste varie rappresentazioni, io noto anche molto questo fatto, questo discorso legato all'individuale: ogni carta più o meno si differenzia dall'altro per varie ragioni, anche lo stesso il mare rappresentato più scuro in alcune carte, oppure l'Italia rappresentata diversamente l'una dall'altra. Anche su questo punto volevo sapere il suo parere. Allora, lei ha insieme ragione e torto.
Ragione perché effettivamente, forse l'avevamo detto, questi cartografi, che noi chiamiamo cartografi perché così la tradizione storica li ha chiamati, li chiamavano cartografi, non sono cartografi. Cioè Enrico Martello, Piero del Massaio. Piero del Massaio avevamo visto che lavorava a pale d'altare in Duomo, e nelle note in cui viene pagato viene definito non cartografo ma dipintore, cioè pittore. Sono dei pittori che, come dicevo, di questo ne sono ormai assolutamente convinto, attingevano a un repertorio di carte geografiche che erano a disposizione nelle botteghe degli artigiani fiorentini. E quindi, da un lato è vero, alla fine erano più un'opera d'arte ed erano anche viste come opera d'arte, cioè dicevo che i principi ci tenevano ad avere dei Beitolomei, dove a loro interessava poco se il grado di longitudine fosse corretto o meno. E questo, quindi le dicevo, le do perfettamente ragione. Le do meno ragione perché dietro ai dipintori c'è tutto questo lavoro fatto da questi personaggi che abbiamo cercato che inizialmente Jacopo Angeli avrà tradotto rozzamente la geografia di Tolomeo, avrà introdotto tanti errori, ma poi si cercheranno di correggerli. Già intorno al 1430 Ambrogio Traversari riferisce all'amico Niccoli, dice: guarda, ho incontrato un tal Pietro Tommasi, un veneziano, che mi ha raccontato che si è impegnato nel correggere la geografia di Tolomeo. Mi sarebbe piaciuto che tu fossi qui a parlargli, perché Niccolò Niccoli era più esperto di geografia che non Ambrogio Traversari. Però già allora, già Pier Dailly, vi ricordate, nell'Imago Mundi aveva iniziato a correggere la geografia di Tolomeo. C'è tutto un lavorio che non posso non chiamare scientifico dietro le quinte, che ovviamente non sempre compare in questi bellissimi Tolomei, che sono appunto riproduzione meccanica. Vi dicevo l'altra volta che alcuni codici hanno i fiorellini dove poi chi ha copiato è passato, cioè i codici sono bucherellati perché sono passati così un po', però non si vede quasi, è fatto bene, per poter ricalcare perfettamente il modello, insomma. Lì lei ha perfettamente ragione, qui non si tratta di una cosa scientifica, si tratta di produzione in serie di... Quando un cartografo... Vi ho fatto vedere una cosa stampa, Francesco Rosselli, quello che riproduce il mappamondo di Enrico Martello a stampa. Francesco Rosselli, quando muore, nella sua bottega, cioè l'inventario della bottega, trovano una marea di planisferi di tutti i tipi, di carte geografiche di tutta l'Europa e di tutto il mondo conosciuto, proprio perché c'era una grande richiesta di tutto questo. È una richiesta commerciale, se vogliamo anche dozzinale. Però dietro a tutto questo ci sono, da un lato, le navigazioni e l'esperienza dei navigatori che portavano nuovi dati, l'esperienza dei viaggiatori che indicavano quelle che erano sembrate loro le distanze tra i diversi luoghi, e c'erano i calcoli degli astronomi del tempo, più o meno corretti, più o meno sbagliati. Appunto, anche Amerigo Vespucci ci potrà far sorridere con i suoi calcoli di longitudine, ma era il massimo che si poteva avere a quell'epoca. Vi ho detto che fino al 1700 la longitudine non si è stato in grado di calcolarla con precisione. Io mi sono divertito con il solito Google Earth a vedere un attimo, secondo le longitudini che mi ha dato da Amerigo Vespucci, dove andavano a finire i vari posti. Vabbè, c'era da mettersi le mani nei capelli, insomma, cioè, non tornava assolutamente niente, ma è ovvio, perché partiva da dei presupposti non corretti. Però noi non possiamo non considerare scienza quella, perché per l'epoca quella era la scienza, capisci cosa voglio dire? Come quando un testo, noi lo diciamo, questo è un testo corrotto, ma era il testo che magari Petrarca utilizzava e che trascriveva, e per Petrarca era corretto. Noi non possiamo andare a prevalicare il senso storico e non considerare corrette o scientifiche cose che erano considerate corrette e scientifiche all'epoca, capito? Dobbiamo fare un po' uno sforzo di immedesimarci nell'epoca che stiamo studiando, perché se non ci immedesimiamo, a
allora appunto Amerigo Vespucci è una barzelletta, diventa, voglio dire, per caso, poi la scoperta è di Colombo, per carità, lui è quello a cui che diede il nome all'America, ma appunto tutto grazie agli studi, ai suoi studi fiorentini, non certo alle sue abilità di navigatore, che non so. Non so se ho risposto. No, 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 ma io... cioè, era proprio il fatto legato a... proprio perché cercando di immedesimare in quell'ottica, se avesse senso, per esempio, facendo un esempio che veramente non c'entra niente, però Tommaso D'Aquino cerca di dare un senso epistemologico alla teologia. La teologia può essere scienza, quindi magari è scienza è proprio in questo... questo contesto, se avesse senso parlare di, appunto anche di una geografia come scienza intesa come noi la intendiamo oggi e di letteratura o quello hobby o appunto arte. Beh, sì, allo stesso tempo lei deve sempre tenere presente il fatto che per quest'epoca, questa qui, è imbarazzante definire un personaggio, perché ogni tanto viene a definire un tale scienziato, poi dici ma perché scienziato? Allora lo definisci umanista, però si è occupato soprattutto di scienze, e allora lo definisci... cioè, in realtà, appunto, noi cerchiamo di classificare dei personaggi vissuti in un'epoca in cui queste classificazioni, non mi ricordo chi di voi parlava dei settori scientifico-disciplinari, era la cosa più lontana dalla loro testa, insomma. Quindi anche su cosa poteva essere scientifico e cosa non poteva essere scientifico, i confini... dei vari saperi, era tutto un gran calderone in realtà, insomma, diciamo anche Kant, ma mi ricordo che insomma l'astrologia, se uno pensa sempre a cose del Medioevo, no? L'astrologia, a parte che ci crediamo anche noi oggi, io la mattina quando vado a Cassino alle 7 sento Branco, e se mi dice che l'acquario c'è una buona giornata mi tiro su, se mi dice una cattiva giornata ma non ci credo, però voglio dire un'influenza ce l'ha sempre su queste cose. E, non so perché sto parlando di Branco, insomma. Ma voglio dire, anche oggi c'è chi crede, io una volta attonito in Laurenziana sento uno degli uscieri che stava acquistando un talismano per 3 milioni di lire perché la moglie l'aveva lasciato. Io non volevo sentire, però ho sentito. Io stavo lì agli schedari a cercare un libro, ma poi c'è un grandissimo successo dei venditori di talismani oggi, quindi non è che ci dobbiamo stupire più di tanto, ma anche grandi filosofi, Leibniz, eccetera, ci credevano in queste cose. Voglio dire, quindi... capisci com'è difficile? Capito? Sono cose che a me affascinano, devo dire la verità. Ho fatto un po' pena quel poveretto che si è comprato un talismano, insomma. Vabbè. Va bene. Prima di chiudere volevo dare una notazione burocratica, visto che questo è il terzo dei nostri incontri, il prossimo sarà dopo l'estate perché saremo a ottobre e probabilmente riceverete una mail con tutti i nostri indirizzi mail per cominciare anche a pensare alle relazioni, come sapete. Grazie. A ottobre ci vediamo, grazie.